Ciao amici, prima di iniziare questo video che vi assicuro vi farà morire dal ridere, vi ricordo che venerdì sarò all'Imbiate al centro commerciale Carrefour dalle 18 in poi. Ci saranno le magliette, le canotte, i bracciali, le sacche e tanto altro e non vedo l'ora di incontrarvi, vi bacerò tutti. Siete pronti ai miei bacetti puzzolenti? Spero di sì. E non dimenticate che domenica invece sarò a Verona. Vabbè, si è comunque già sprecato, quindi apprezzate il gesto. Oggi si va a Mirabilandia. Io ho fatto di tutto per portarvi, ma sapete che non posso organizzare cose così grandi. Così nel momento in cui mi ero informata a avere lo sconto comitiva perché i gruppi possono pagare meno, sono stata minacciata di essere portata, scusate per questo leggero movimento di videocamera, ma l'autista oggi è un po' ubriaco. Sono stata minacciata di essere portata tranquillamente via e anzi mi hanno detto che mi avrebbero controllato una volta nel parco, quindi come vi ho detto in un video, anzi come vi ho detto in un post di Instagram, ho organizzato in alternativa un raduno a Forlì per stare un po' con voi. Tra l'altro è stata una cosa bellissima. Quindi oggi io, Tommy, no l'autista ci abbandona, non viene con noi, Sasha, Pietro e Cere, andiamo a Mirabilandia a portare un po' di casino, come sapete, anche in quel parco lì, visto che ogni tanto ci vuole un po' di svago. E niente, voglio farvi vedere la mia bocca. Oh. È arrivato un gruppo di marocchini a prenderci in macchina. Guardate il marocchino capo numero uno. Che cosa vuoi? Il marocchino più bello. Poi questo l'hanno raccolto per strada. Dai. Trovi. E guardate Sasha con la sua sacchetta. Gli ho fatto la sacchettina. È tarocca. Non è tarocca. Sasha ci ha preso malissimo perché tipo nel parcheggio ho sentito le urla dei ragazzini che erano in giostra e ho detto oh mio Dio, ci hanno già visto. In realtà erano semplicemente i bambini che urlavano. Com'è carino. Ti ho detto che ce l'avevo in macchina. Tommy col mio zainetto, Giulio col mio zainetto e anche Sasha col mio zainetto. Un po' di baci, ma non mi pare che lei. Vuole i baci, vuole i baci! Ho tipo violato il sistema perché c'era una cassa sola aperta, quindi c'era una fila molto grande. Grazie, eh. No, veramente c'era una fila lunghissima. Poi quella scusa che a Mirabilandia fanno gli abbonamenti, tipo, non andavano più avanti. Allora vado al punto informazioni, guardo la tipa con gli occhioni e dolci, dico scusa, c'è una fila enorme, io ho tanto caldo, mi potresti aprire la cassa? E me l'ha aperta e l'ho fatto. Voglio il Minion, la ciambella, l'unicorno, Pikachu, Bulbasaur, Charmander, li voglio tutti. Per non parlare di quei carlini grandi, ne voglio 8. Siccome tipo siamo un po' ACAB e ci sono quantità industriali fan in giro, ragazzi, fast, VIP, pass e non so quello che è, si va a comandare, vero? Frast, frast. Tutte le giostre che vogliamo, frast, senza frast, frast. Fila. Pietro ti ha detto, oh merda, siamo su Catun e io voglio già morire. Si sale ancora, raga. Con la mano. No, amore, amore, dico le parolacce. Dico le parolacce. Riesco a camminare dritta senza ribaltarmi, ho preso lo zaino. Dobbiamo avvicinarci alla 11. Amore, la prima fila! Eccoci qua! Devo stare attenta perché tipo questa si bagna, quindi vabbè, visto che ho un grande avanzale metterò la videocamera sotto, così non si bagnerà. È la prima giostra che riusciamo a fare che non è in manutenzione. E dove non c'è la fila, dove nessuno ci dice non c'è il primo posto. Non c'è il primo posto col fast pass. Non si può girare questo? Sasha è riuscito a litigare e a farsi sbattere fuori dal parco a inizio. Non mi sono fatto sbattere. Quasi ti stavano portando fuori, la sicurezza è arrivata. Solo perché io ho detto che me ne sarei andato in seconda fila, se no ci litigavo. Sì. Oh, che bello! Oh, amore, non scoraggiare! Ok, ci siamo già lavati. Ci prendiamo un po' di frescuria. Eccola! Sai che ci
c'erano i fan che ci hanno visto, mi sa, eh. Un coccodrillo! In un occhio, mi sembra l'acqua. Ah, raga, sono spente le acque. Manutenzione. Tutta la giornata di oggi ci hanno respinto tutte le giostre perché sono in manutenzione. E questa è la faccia di Sasha. Questo video si chiamerà manutenzione. Divertente che tipo volevamo fare un altro giro, ci hanno detto no, dovete scegliere di fare la fila. Noi abbiamo abbracciato, quindi siamo scesi, siamo andati lì, siamo tornati, quindi sono passati 10 secondi e siamo ancora qua. Sasha ha fatto la promessa, il primo ragazzino che in una giostra si butta nella nostra vettura viene a casa con noi. Loro non lo sanno ancora, eh. No, siamo saliti per No, la pusciamo! Mi piace questa inquadratura, vero? Delle piccoline bellissime. Ciao, la tua sacca è veramente bella. Manda un bacio. Andiamo a fare. Ciao piccoli. Ed ora cavallino insieme al mio principe. Comunque non potevamo entrare con la granita perché sennò la rovesciavamo. Cioè ho detto le tengo qua io. Gli ho detto non voglio la malattia di questi qua. La teniamo chiusa. Sì, ho visto come questo la tiene chiusa. Se la sta spappando, se ci vede la bodyguard. Amore, non bere, non bere, non succhiare. 2, 1, non ci vede, vai. Gli unici esseri umani che riescono a vomitare sulla giostra dei cavalli. Mettilo giù, non si rubano le cose. Ho capito, ma non è tuo. Mettilo giù. Mettilo giù. Mettilo giù, ho detto. Sasha, era chiuso. Rimettilo chiù. Sasha, smettila. Esci. Sasha, esci. Amore, giralo, cosa hai fatto? Efficiente. Esci. Sono venuti a sgridarlo. Sei un cretino. La vita vera, The Sims, Sasha. E non è un parco divertimenti senza il mio hot dog. No, mi sono sporcata la maionese. C'è schifo la maionese senza niente, io la odio. Ci hanno mandato via dagli pterodattili perché non avevamo bambini da accompagnare. Lui si è finto bambino per un attimo, ma non gli hanno creduto. Ora andiamo su, com'è che si chiama questa roba? I volanti della preistoria. I dischi volanti della preistoria, l'hai appena inventato. Andiamo sui dischi volanti non della preistoria. Il girasole della preistoria. Dove lo vedi il girasole? Quello è un girasole. Però siccome il mio fidanzato è un cretino e si è fatto sgridare la tipa perché ha scavalcato per saltare la fila, mi ha appena chiesto se possiamo salire in 8 su questa vettura. Guarda, addirittura lo segna. Guarda, le ha marcato il ginocchio. La prossima crocetta fuori dal parco. Ah, la prossima crocetta fuori dal parco. Da Dino Parco o da tutto il parco? Tutto il parco, da Mirabilandia. Amore, cancellava con la saliva. Dietro abbiamo Pietro, Cere, Tom. Ma vi siete messi singoli? Ma non vale. Ma è una gara, eh. È una gara di cosa? Ma una gara. Di chi va più in alto? Sfida. Ciao. Amore, il vomitello! Un bellissimo skin per Instagram così. Ora raga, succede come in Piccola Peste, il loop infinito di vomito che io vomito, quello dietro vede me vomitare, vomita anche lui, quello dietro vede Pietro vomitare, quindi vomita anche lui, che vomita Pietro, che vomito io, e facciamo vomitare tutta la giostra. E adesso la tizia ci cazzerà da morire. Scappiamo, no?
Tutto questo, hanno fermato la giostra. Vi dico solo questo, io scappo. Raga, non potete capire, solo il tappo ha perso. Cioè, è riuscito a prendere la cosa, guardate. Vittorioso, si è fatto mezza giostra. Però abbiamo perso il tappo. Raga, mi raccomando, non si possono fare foto e video. Una fa uno screen per Instagram, uscire tutti. Vellicatori. Allora, loro dicono che non si possono fare foto perché hanno paura che perdi da là sopra, diciamo, gli oggetti. Però io ho la telecamera, come potete vedere, legata. Quindi anche volendo non potrei perderla. Allora, quindi non è pericoloso quello che faccio. È vietato essere felice. Non puoi essere felice? Non devi alzare le mani a essere attenzione, felice. È obbligatorio essere devi felice. Tenerti. Ah, raga, c'è un problema. Perché non si possono fare... Sì, ma ci hanno fatto la foto anche qui. Non mi hanno beccato. Ho capito perché qualcuno si appropria delle mie tette. Ho capito perché mi ha mandato di mettervi la videocamera. Sono un lago.